Ciao, bentrovati, bentornati sul mio canale. Anche quest'anno ci prepariamo per il Christmas, il nostro Natale, e anche quest'anno proviamo a farlo in modalità app smashing o app crossing, quindi mettendo insieme diversi applicativi, l'uno integrato nell'altro. Quest'anno lavoreranno insieme classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di primo grado, ma vedremo insieme come benissimo attività portate avanti in una classe prima di secondaria di primo grado possono essere replicate nelle ultime classi della scuola primaria, così come l'attività che svolgeremo nelle classi terze di scuola secondaria di secondo grado può benissimo essere replicata anche in una scuola secondaria di secondo grado. Come vedete qui vari applicativi che verranno messi insieme da Genially, Book Creator, Jamboard, Padlet, Classroom. Ovviamente Classroom è sempre un po' lo sfondo di tutte le attività, quindi è sempre l'applicativo che ci consente di far partire il task, il compito, l'assegnazione nelle nostre classi, quindi diventa sempre, ripeto, un po' il punto di partenza. Tutti gli altri invece applicativi saranno utilizzati per sviluppare i prodotti digitali. L'ho chiamato anche quest'anno il Natale digitale in app smashing, però quest'anno è una versione 2.0 per distinguerla da quella dello scorso anno, e non perdetevi anche la puntata dello scorso anno che magari metto qui nell'info box del video. E allora, se siamo pronti, andiamo a vedere un po' come tutto questo funziona. L'idea è quella di creare un calendario dell'avvento utilizzando l'applicativo Genially, e all'interno delle varie caselle, delle varie date, insomma giornate di questo mese, inserire un prodotto digitale sviluppato dai ragazzi. E allora procediamo subito con il nostro Genially, quindi, che farà un po' da cornice. Io sono nella mia dashboard, nel mio pannello di gestione dei prodotti che ho già realizzato con il mio Genially. Clicco su Crea un Genially o un Genially e qui nel box di ricerca digito Christmas. Beh, qui come vedete abbiamo diversi risultati della ricerca divisi per tipologie, dalle presentazioni all'infografico. Qui vediamo per esempio il calendario dell'avvento, il template che ho utilizzato lo scorso anno, quindi è un calendario vintage, mentre invece quello che utilizzerò quest'anno è il secondo tipo di calendario, quello che tra l'altro è molto adatto al mobile, al cellulare. Quindi creerò questa base, eccola. Lui mi fa vedere come sempre un'anteprima, creerò la base e all'interno di ogni casella andrò a inserire prodotti digitali creati con altri applicativi. Quindi magari ingrandisco un attimino qui e vedete che dietro al, per esempio, A1 mi basterà cliccare sulla manina della finestra. Mi raccomando finestra, perché finestra ci dà molto più spazio nel quale inglobare il prodotto digitale. Qui all'interno, attraverso l'ultimo pulsante che dice proprio visualizza codice, io avrò la possibilità di incorporare il prodotto digitale creato con altri applicativi. E veniamo subito al lavoro che porterò avanti nelle classi prime. In realtà qui mi muoverò in due modi. L'idea è quella di creare prima di tutto dei quiz, perché loro sono già abituati a lavorare con i quiz di Genially. Quindi che cosa faranno? Utilizzando quello che abbiamo imparato finora, e quindi il verbo be, have got e can, insieme al lessico natalizio, dovranno creare degli esercizi di multiple choice nei quali avremo una domanda con diverse opzioni di risposta, di cui una soltanto è quella corretta. E per questo utilizzeremo invece un altro template di Genially, quindi torniamo un attimo indietro nel nostro pannello. Ancora una volta digiterò, creando un Genially, digiterò la parola da cercare Christmas, ma questa volta scelgo il template che si chiama Holiday Quiz, eccolo. Andiamo a vedere come è strutturato il template. Bene, quindi intanto abbiamo una bella musica di sottofondo che ci può accompagnare per tutto il tempo, per tutto il quiz, nella risoluzione del quiz, okay? Che possiamo mettere in pausa, insomma possiamo proprio disattivare.
A questo punto io ho già visto il template, mi sembra che faccia proprio al caso mio, clicco su usa questo template e questo è quello che faranno i miei studenti, quindi io li inviterò ad accedere a Genially, a registrarsi naturalmente con l'account istituzionale, quello scolastico, lavorare in piccoli gruppi di 3-4 studenti al massimo per ogni gruppo, partiranno da un lavoro su carta in cui realizzeranno queste domande, dopodiché le stesse domande verranno riportate all'interno del quiz. Vedremo come è molto facile modificare il template, ecco un esempio di domanda, basterà cliccare qui sopra per scrivere la domanda e poi nei box sottostanti per inserire le risposte, la risposta giusta e quelle sbagliate. E questo è un primo esempio di quiz. Ma se io torno indietro e vado a inserire come parole chiave Christmas, creando sempre un Genially, inserisco Christmas ed Escape Room, troverò un altro template molto interessante, eccolo, che i miei studenti potrebbero utilizzare sempre nella creazione di un quiz natalizio, quindi utilizzando sempre lo stesso lessico, le stesse funzioni, strutture linguistiche. Come è strutturato questo template? Apriamolo un attimo, è una vera e propria escape room, ci sono delle missioni da risolvere per poter passare dall'una all'altra e poi insomma c'è la schermata finale in cui abbiamo le congratulazioni. Allora, eccolo qui, quindi come vedete abbiamo 4 missioni, quindi una dobbiamo risolvere ognuna di queste, dobbiamo quindi rispondere, come vedete, a una domanda con delle alternative di risposta. Sostanzialmente la struttura è molto simile, ma qui dietro c'è l'idea, quindi di grande motivazione, sempre della gamification, ma in questa volta in chiave escape room piuttosto che semplice quiz. Di fatto nella sostanza, come vediamo, non cambia granché, però qui abbiamo, ripeto, queste missioni che insomma dobbiamo volta per volta risolvere, ok? E quindi questa è l'altra soluzione. L'ultima attività che ho previsto di svolgere nelle classi prime, di fatto questa escape room e quiz sono molto simili tra di loro perché la struttura è sempre la stessa, domande con diverse risposte. L'altra invece è un po' diversa, un'attività già portata avanti insomma negli anni precedenti. Siccome stiamo lavorando sulla casa, allora l'idea è quella di creare un'immagine interattiva con Genially, posizionando l'immagine, proprio l'illustrazione di una casa, chiedendo ai miei studenti di posizionare all'interno dei vari ambienti della casa stessa gli oggetti natalizi, utilizzando la struttura linguistica there is and there are. In questo modo potranno mettere in pratica proprio quello che stiamo studiando a casa, in classe, scusate. Quindi, che cosa ho preparato? Una bacheca Padlet, all'interno della quale, come vedete, abbiamo il lessico natalizio, abbiamo delle icone da poter scaricare con le quali lavorare, sono icone sempre legate al lessico, quindi la stella, il Babbo Natale, l'albero di Natale e così via, la casa sulla quale, l'immagine della casa che dovranno caricare all'interno di Genially, un esempio già sviluppato, ma insomma una bozza di esempio già sviluppato, quindi come vedete abbiamo le iconcine che ci dicono in che stanza ci troviamo, dopodiché loro però sono anche chiamati a inserire altre iconcine all'interno delle quali diranno for Christmas in my house there is and there are, ok? Cos'altro trovano sulla bacheca Padlet? Il link all'applicativo e poi c'è questa colonna che in questo caso è già compilata perché chiaramente essendo un'attività vecchia ci sono i lavori che hanno svolto, realizzato i miei studenti negli anni precedenti. Per i miei studenti di quest'anno questa colonna invece sarà chiaramente vuota. E poi il tutto è stato, vedete, messo insieme all'interno di un sito creato con Wix. Cliccando qui ci sono, come vedete, i lavori già sviluppati dagli studenti stessi e questo è un esempio.
Quindi, come lavoreranno i miei studenti? Prima di tutto, in questa prima colonna andranno a scaricare il file delle icone, perché gli servirà sicuramente per insomma andare a lavorare proprio con gli oggetti. Io vado un attimo a fare l'estrazione, quindi a decomprimere questa cartella, ok? Dopodiché scaricheranno l'immagine, eccola, ok, quindi la salviamo, la mettiamo magari sul desktop, anzi, cosa importante, altrimenti la scarica in formato dal nostro, eccolo qua, ce lo scarichiamo proprio come allegato dal nostro Padlet, che ogni tanto fa un po' di pasticci con questi formati di immagine. A questo punto, se siamo pronti, andiamo su Genially, eccolo. Che cosa facciamo? Clicchiamo su Create Genially, ok, e nelle opzioni che abbiamo a disposizione scegliamo proprio immagine interattiva. Lui chiaramente ci chiede di caricarla, crea un'immagine interattiva, io vado a prendermi quella che ho scaricato sul mio dispositivo, eccola qui, la seleziono e accetto. Ok, magari ingrandisco, la metto proprio, ok, perfetto, e dico accetta. Vedete, avremo anche la possibilità di ruotare, insomma, capovolgere verticalmente, orizzontalmente, ingrandire, rimpicciolire, insomma abbiamo varie possibilità con questa immagine che abbiamo appena caricato. Ora adesso forse me l'ha un po' tagliata, vabbè, non importa, qualche aggiustamento e ci siamo. Ok, bene, a questo punto, come vedete, abbiamo già all'interno dell'immagine che abbiamo appena creato, in realtà abbiamo già delle icone che ci ha posizionato il nostro Genially, quindi magari questa l'andrei a mettere qui e nella finestra andrei a dire, o meglio, o etichetta, perché non devo creare molto testo, la finestra mi serve quando devo invece inserire molto testo. Allora io qui dentro vado a dire che questa è la bedroom. Stessa cosa farò per bathroom, living room, insomma per tutte le altre stanze. A questo punto che cosa devono fare i miei studenti? Devono andare a creare altri pulsanti dietro ai quali diranno che ci sono determinati oggetti all'interno di questa stanza. Quindi per esempio, se io nel living room volessi andare a mettere l'albero di Natale, e allora che cosa farei? Io ho già scaricato le icone all'interno del mio computer, quindi dovrebbero stare nei download. Eccola qua, l'icone, non me le ha estratte, andiamo a estrarle un attimino, me le metto magari sul desktop, ok, perfetto, a questo punto io sul mio desktop avrò le icone che mi occorrono. Prendo uno dei pulsanti, quindi delle immagini interattive, magari scelgo un'icona che mi piace di più e cercherò di utilizzare per coerenza sempre quella, eccola qui. Qui posso anche cambiare il colore della mia icona, magari per distinguerla da questa, e qui dentro andrò a dire, anzi abbiamo detto che la mettiamo nel living room, eccolo. Qui dentro aprirò questa volta una finestra, perché magari mi serve più spazio, e andrò a dire che there is a Christmas tree in the living room. Ok, a quel punto mi serve poi inserire l'immagine, ed ecco che ho l'icona dell'inserimento proprio dell'immagine, e me la vado a caricare dal mio desktop in cui ho scaricato le icone. Dovrei trovare l'albero, eccolo, e lo apro. Questo magari lo ingrandisco un po', facciamo 18, lo facciamo grassetto, possiamo anche cambiare un po' il font, ma insomma non ve lo consiglio, lasciamo le cose come stanno e la mettiamo allineato al centro. Ok, andiamo a vedere adesso il risultato finale. Eccolo qui, quindi avrò la mia casa interattiva, immagine interattiva, e qui si aprirà una finestra che mi dirà che c'è un Christmas tree in the living room. In questo modo loro potranno inserire tutta una serie di oggetti, quindi lavorando sul lessico, lavorando sulla struttura there is and there are, e lavorando anche su tutte le stanze di cui si compone la casa con vestito natalizio.
Bene, e veniamo all'attività invece da svolgere nelle classi seconde. Ovviamente l'attività che abbiamo visto per le classi prime di scuola secondaria di primo grado può essere tranquillamente replicata in una classe quarta o quinta di scuola primaria. Questa invece, ripeto, è l'attività per le classi seconde. Nelle classi seconde noi stiamo intanto portando avanti un discorso di social emotional learning, quindi stiamo lavorando sulle emozioni, e allo stesso tempo stiamo introducendo il racconto di Oscar Wilde, The Happy Prince, sempre legato chiaramente al discorso delle emozioni. Quindi c'è qui la rondinella che insegna al principe il vero valore, il vero significato della felicità, che sta nell'aiutare gli altri. E quindi abbiamo letto la storia, abbiamo chiaramente utilizzato la storia anche come sfondo integratore per lavorare anche su elementi chiaramente sia lessicali che grammaticali. Infatti stiamo studiando il past simple, stiamo studiando i verbi irregolari, e nella storia, che è naturalmente narrata al passato, ci sono tanti verbi irregolari, quindi andando a posizionarli, ripeto, su questo sfondo integratore, sicuramente gli restano più impressi. Qual è qui l'idea? L'idea qui è di un digital storytelling in chiave natalizia, quindi utilizzando l'applicativo Book Creator, creando un libro appunto collaborativo nel quale loro avranno la possibilità di lavorare tutti insieme, andremo a creare una versione natalizia della storia del principe felice. Quale sarà uno degli obiettivi grammaticali più importanti? Quello di utilizzare almeno 10 dei verbi irregolari, e quindi è chiaramente mettendo in pratica anche un po' quello che facendo pratica del past simple nella narrazione proprio al passato. Quindi ripeto, attività di digital storytelling. Noi costruiremo un ebook che insomma sarà molto simile a questo. Quindi creeremo proprio la storia, inseriremo anche l'audio dei pezzettini di storia. Se riusciamo a metterci anche d'accordo con l'insegnante di arte, proveremo anche a disegnare i momenti salienti di questa storia, perché qui, come vedete, le immagini le avevamo già della storia originale quando è stato costruito questo ebook. Sempre se avremo tempo, sarebbe bello anche costruire dei giochi interattivi, perché qui dietro si nascondono dei giochi interattivi che sono stati costruiti con il nostro Learning Apps. Abbiamo anche delle mappe, e quindi insomma sarebbe carino riuscire a realizzare tutto questo. Credo che i tempi ci siano ancora, quindi insomma spero che potremo veramente realizzare un ebook di questa storia natalizia con sfondo integratore il discorso delle emozioni, che tra l'altro per il Natale ci sta. E veniamo alle classi terze, un'attività che può essere tranquillamente portata avanti anche in una scuola secondaria di secondo grado, perché poi, come sempre, tutto sta a scegliere i materiali che sono anche linguisticamente adatti ai nostri studenti. Quindi insomma, quello che noi vediamo è un po' il framework, e vediamo l'impalcatura, quindi un contenitore che poi può essere riempito con materiali adatti, ripeto, ai nostri studenti. Qual è qui l'idea? In realtà faccio una piccola premessa. Fino a questo momento dell'anno noi abbiamo lavorato sugli ebook, sempre legati un po' al discorso SEL, social emotional learning, quindi sempre un po' legato al discorso anche dell'importanza della creatività, dell'importanza dell'immaginazione, delle soft skill, delle life skill, l'importanza di avere di sviluppare un pensiero divergente, di avere le proprie idee, di esprimere le proprie idee. Abbiamo anche molto lavorato sul concetto di diversità, dell'importanza del rispettare poi delle diversità e apprezzare la ricchezza proprio di un mondo in cui ognuno è diverso dall'altro. Quindi diciamo che abbiamo fatto tutta una serie di considerazioni in quest'ottica, e abbiamo già operativamente portato avanti un discorso di creazione di ebook in App Smashing, quindi ebook in cui si parte dalla visione di un video, utilizziamo poi una Jamboard per raccogliere le parole chiave,
fare, e poi da lì portiamo avanti tutta una serie di attività poi didattiche in cui sviluppare e raggiungere determinati obiettivi. Quello che andiamo a vedere, quindi, dopo aver lavorato già in questo modo, quindi esserci divisi in gruppi, aver capito come funzionano gli applicativi e che come funziona poi anche l'idea proprio progettuale, ecco che adesso utilizziamo questo stesso metodo di lavoro per creare l'ebook natalizio. Quindi il topic è proprio Christmas ebooks. Infatti vediamo la consegna ed ora tocca a voi. Quindi se prima abbiamo lavorato in maniera molto più guidata, adesso invece siete liberi di lavorare, chiaramente utilizzando però uno spazio che io ho già costruito per loro. Quindi che cosa dovrete fare? Dovrete creare il vostro ebook natalizio. Pronti a farlo? Seguite gli step. Ogni classe avrà a disposizione un cortometraggio dal quale partire, quindi un piccolo corto animato. Lavorerete in gruppi, ogni gruppo porterà avanti un task diverso e gli step sono nel file di progetto che è stato caricato sulla bacheca Padlet. E vedremo adesso come funziona la bacheca Padlet, li guida proprio step by step nello sviluppo di questo prodotto finale. Quindi li invito a seguire gli step, a creare l'ebook e a condividerlo. E sotto ci sono i materiali che gli serviranno proprio per questa per lo sviluppo di questo compito. Abbiamo i due video, come vedete molto brevi, un video dura un minuto, l'altro due minuti, chiaramente su tematiche natalizie ma anche tematiche molto legate a un discorso SEL, Social Emotional Learning. Qui abbiamo invece la bacheca Padlet e vediamo come è stata strutturata. Quindi abbiamo, come vedete, abbiamo scelto il layout a colonne perché questo ci consente di avere una suddivisione dei materiali molto più ordinata, molto più organizzata. Allora, nella prima colonna, che è lo step 0, abbiamo il progetto. Che cosa si nasconde qui dietro? Qui dietro si nasconde un file costruito con Google Docs e caricato all'interno di Padlet, che è un file scrivibile, per cui loro hanno la possibilità di fleggare man mano gli step che stanno portando avanti, che stanno seguendo, ok? Poi abbiamo l'indicazione dei gruppi di lavoro per entrambe le classi e poi abbiamo una roadmap, come dire, delle tabelle in cui io vado a volta per volta indicare che cosa hanno fatto bene, che cosa hanno fatto male, se il loro lavoro è stato visionato oppure deve essere rivisto sulla base delle note che io metto qui a fianco, oppure può essere considerato completato. Quindi, come vedete, questi sono i vari step che poi sono anche all'interno della bacheca Padlet, e questo per entrambi gli ebook. Quindi questo, ripeto, è il file di progetto, un file scrivibile sul quale lavoriamo sia io che i miei studenti, quindi hanno la possibilità di modificare. Seconda colonna, ecco che abbiamo i due corti, ok? Tutti e due su base natalizia. Terza colonna, quindi loro che cosa fanno? Leggono il progetto, hanno idea di che cosa devono realizzare, ma in realtà ce l'hanno già perché ci hanno già lavorato precedentemente su un progetto analogo, guardano il video, dopodiché devono andare a raccogliere le loro prime idee. E qui ci sono due bacheche, due lavagne Jamboard costruite proprio per loro, scrivibili naturalmente, in cui devono andare con sticky note oppure con lo strumento testo, devono andare a inserire quelle che sono per loro le idee principali, le parole, le espressioni chiave che vengono direttamente dal video. Quindi proprie idee, che cosa pensano, cosa pensano sia il messaggio del video, insomma delle espressioni chiave che andranno a posizionare, ripeto, con degli sticky note all'interno di questo spazio. Poi ancora nella quarta colonna, ecco che cosa gli viene chiesto di fare: di completare queste bacheche, di fatto molto libere, che chiameremo The Big Wall, con quelle che sono, che cosa vediamo, il task, con delle immagini, dei video, delle strisce di fumetti, definizioni, citazioni o idee personali legate naturalmente al tema natalizio, ma anche al video che hanno appena guardato, ok? Chiaramente questa è una bacheca scrivibile.
Successivamente ecco che si lavora un po' più, ancora di più sulla lingua, perché raccolte le parole chiave o le espressioni chiave dal video, ecco che con le parole chiave dovranno costruire i loro acrostici e i loro word wall, i muri di parole. Per gli acrostici basterà compilare questo file costruito con Google Documenti, in cui inseriranno nome del gruppo e l'acrostico direttamente, quindi vedete i due gruppi. Nell'altro invece dovranno caricare il link al muro, alla nuvola di parole che avranno costruito utilizzando WordArt, parole che avranno sempre desunto dal video e che avranno poi precedentemente posizionato sulla Jamboard. Infine abbiamo i giochi interattivi, quindi sempre relativamente al video dovranno costruire giochi interattivi, i più vari, ed ecco che per loro sono state preparate due spazi, due collezioni all'interno di Learning Apps, in cui cliccando sul pulsante aggiungi app loro avranno la possibilità di creare i propri giochi. È stato chiesto loro di lavorare sempre in gruppi, facendo in modo che però ogni gruppo si concentri su una tipologia di gioco diversa da quella su cui lavoreranno gli altri studenti. Dopodiché qui abbiamo il codice, che chiaramente andrò a cambiare, di accesso alla libreria di Book Creator, nella quale troveranno dei libri che io ho già per grosse linee confezionato, all'interno poi dei quali andranno a caricare i loro prodotti. E quindi vediamo come sono stati, eccoli qua, qui abbiamo i due ebook. Apriamo il primo per capire un attimino che cosa dovranno andare a posizionare all'interno di questo ebook. Qualche frase magari sul video. Qui inseriranno proprio il link al video preso da YouTube, word wall, giochi, acrostici, muro costruito con Padlet e poi magari una citazione finale in chiusura. A titolo esemplificativo vediamo uno dei libri sui quali hanno già lavorato precedentemente, che è per esempio Alike, un altro corto molto molto bello sul tema dell'importanza della creatività, dell'immaginazione e del lasciar liberi di seguire le proprie inclinazioni. Eccolo qui, abbiamo qui si apre il corto. Andando avanti, ecco che hanno, vedete qui inserito il link ai propri muri di parole, quelle parole prese proprio dal video, link alla collezione di giochi su Learning Apps. Ancora andando avanti vediamo gli acrostici che sono stati caricati direttamente nel book, il link alla bacheca Padlet con tutte una fantasia di definizioni, idee personali e quant'altro, e poi chiude il libro una citazione. Quindi diciamo che quello natalizio sarà molto simile. Bene, quindi questa carrellata di idee spero che possa esservi utile, e ripeto, tutti questi prodotti digitali costruiti dagli studenti delle classi prime, seconde e terze verranno poi incorporati all'interno di quell'unico calendario dell'avvento attraverso il quale noi daremo voce chiaramente al loro Natale. Le nostre lezioni diventano sicuramente più coinvolgenti, più accattivanti, gli studenti sono più motivati alla partecipazione. Nel momento in cui sviluppiamo obiettivi legati ad un aspetto più propriamente disciplinare, noi sviluppiamo anche competenze, perché nel momento in cui, immaginando per esempio il lavoro delle classi terze, come vedete c'è proprio l'idea di un progetto, c'è proprio l'idea di un lavorare step by step, è chiaro che gli studenti entrano in questa in quest'ottica, in questo modo di lavorare, in questa forma mentis che diventa propria. Imparano non soltanto l'utilizzo dello strumento, ma imparano anche delle dinamiche organizzative che sicuramente nella vita e nel lavoro futuro gli serviranno. Imparano a lavorare in gruppo, imparano a confrontarsi, a condividere le proprie idee. Quindi non è un lavoro meramente digitale, ma dietro un lavoro del genere c'è tanto. Ok? Quindi
non mi resta che augurarvi Merry Christmas e ci vediamo alla prossima avventura. Ciao, buona giornata!